Dottore Di Natale, un atto vile e vigliacco quello che è successo a Licata. I sindaci sicuramente non si lasceranno intimorire. Lei, da uomo dello Stato, cosa ha da dire? Sicuramente stigmatizzo l'atto che è stato compiuto in danno del sindaco Campiano, a quale rivolgo tutta la mia espressione massima di solidarietà. Mi auguro che nessuno si lasci intimidire in merito, anche perché lo Stato è vicino a chi intende applicare le regole dello Stato. La dimostrazione palese è quella odierna, in cui il Ministro dell'Interno arriva a Licata per esprimere la solidarietà nei confronti del sindaco e dire che lo Stato non è distante dai cittadini onesti di Licata, perché Licata non si può generalizzare, non sono tutti abusivi o delinquenti, ma c'è un gran numero di persone che rispettano la legge. Sindaco Campiano a caldo non ha voluto rilasciare altre dichiarazioni, ma ha fatto capire che forse ci saranno delle dimissioni. Lei cosa ha da dire ad un uomo che questa mattina, un ragazzo che questa mattina ha paura? Ribadisco la mia forte solidarietà, la mia forte comprensione per la situazione del sindaco. Sicuramente mi auguro che questa è stata una dichiarazione a caldo, ma che voglia ripensare all'ipotesi di dover rimanere in sella a questo comune, perché ha dato dimostrazione di essere un uomo di polso, è un uomo che ha a cuore le sorti di Licata e dell'ambiente di Licata, perché le demolizioni dell'immobile non sono un capriccio, ma servono a restaurare quel clima, a quella situazione ambientale nel territorio di Licata.